il Napoli ha scelto il nuovo allenatore Rudy Garcia, un ex Roma come era stato anche Spalletti. Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato sui profili sociali: sono lieto di annunciarlo. Dopo averlo incontrato e averlo partecipato negli ultimi 10 giorni, il signor Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sono lieto di annunciare che, dopo averlo incontrato e averlo partecipato negli ultimi 10 giorni, il signor Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis, 15 giugno 2023. Garcia torna in Italia. Rudy Garcia ritorna quindi in Italia dopo l'esperienza di Roma. Ha addestrato i giallorossi da giugno 2013 a gennaio 2016 con un budget di 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte in 118 panchine. Italia è sempre rimasta innamorata dell'Italia e non lo ha mai nascosto, anche quando è tornato in Francia e poi al Nasser dove Cristiano Ronaldo ha recentemente allenato. Chi è Rudy Garcia? Nato a Nemours, il 20 febbraio 1964, Rudy Garcia è un ex calciatore francese origini spagnole, in particolare andaluse, di un ruolo centrocampista punto al timone della Santa Etienne. Nel 2002 ha rilevato in panchina del FAS, una squadra che sotto la sua guida ha ottenuto la promozione in Ligue 2. Nel 2007 l'atterraggio nella Ligue 1 con il Le Mans, con cui ha raggiunto i semifinali della Coppa di Lega. Ma il vero salto di qualità arriva nel 2011, quando Garcia va in testa a Lille. Con lui al timone, Lille ha vinto il suo primo titolo, nel 2011, battendo Paris Saint-Germain nella Coppa di Francia. Poco dopo la vittoria di Ligue arriva anche uno. Grazie a questi successi alla fine della stagione 2010-2011 Garcia è nominato miglior allenatore di Ligue 1 e incluso nel 7° posto dei migliori allenatori del mondo del 2011. Nel 2013 dell'Andingini il campionato italiano la Roma lo chiama. La panchina del giallorossi Garcia fa 2 buone annate, ottenendo 2 secondi posti e stabile il record dei punti nella massima volo. L'esenzione arriva a gennaio 2016. Da allora è stato guidato dall'Olympique Marsiglia dal 2016, con la quale ha raggiunto la finale di Europa League nella stagione 2017-2018 sconfitta dall'Atletico Madrid. Il 14 ottobre 2019, firma per l'Olympique Lyon punto in Champions League, dopo aver eliminato di sorpresa la Juventus e il Manchester City nel round di 16 e quarti, cade in semifinale per mano del Bayern Monaco, quindi il vincitore della competizione. Una sola esperienza a Lione nel giugno 2022 è finita. Il tecnico francese ha firmato un contratto di 2 anni con il club arabo dell'Al Nassr, il quale termina lo scorso aprile. Today il ritorno al campionato italiano e una nuova sfida, chiamata da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti.